prima del sisma, perché ovviamente una struttura lesionata si presupporrebbe che il minimo intervento sarebbe quella di riportarla come era prima della distruzione, che ha subito. Quindi questo fatto delle lesioni che si sviluppano lungo l'analisi sono loro stesse che diminuiscono progressivamente. Che io direi più che i moduli di elasticità, non è neanche tanto vero che diminuiscono i moduli di elasticità, diminuiscono vincolamenti interni perché cambia proprio la geometria resistente, cioè alcune parti di muratura che vanno in trazione non reagiscono più e quindi cambia lo scheletro resistente della muratura. Questa cosa l'analisi Pushover la descrive bene, però andrebbe chiarito quindi che la rigidezza fessurata non va applicata in analisi Pushover. Questa cosa non è svolta chiaramente né nella normativa né purtroppo nei programmi, e magari non evidenziando questo aspetto, o addirittura non lasciano la scelta e vanno avanti con la rigidezza fessurata, magari per avere spostamenti più ampi, perché poi più grandi sono gli spostamenti, magari più la verifica tende anche a tornare. Oppure lasciano il parametro senza dichiarare la problematica che c'è dietro. Quindi il progettista inconsapevole che arriva lì, fa un click, crede di aver fatto giusto, ottiene tutto il risultato, magari poteva essere completamente diverso da quello più corretto. Quindi ci vuole molta attenzione per questi aspetti. Lascio la parola al collega. Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questo esempio che contempla 112 slide, quindi cercheremo ora di ridurlo al nocciolo. E inizio proprio con questa immagine, che è l'obiettivo finale dell'analisi di vulnerabilità. Cioè, che cosa cerchiamo dall'analisi di vulnerabilità sismica di un edificio? Vedete, questa è la curva di capacità che noi costruiamo appunto con un'analisi statica non lineare. Sulla stessa possiamo individuare il raggiungimento, cioè lo spostamento corrispondente per il quale si ha il raggiungimento di uno stato limite prefissato, che può essere lo stato limite di danno o lo stato limite ultimo, definiti dalla norma il primo in termini di spostamenti di interpiano o di massima forza che si raggiunge elastica di reagente della struttura e nell'altro caso, in via generale, poi vedremo che al 90% dei casi non si ottiene mai, nel momento in cui si ha una riduzione della resistenza del 20% rispetto alla resistenza globale. Quindi, fatta la curva di capacità, individuato lo stato limite, dobbiamo andare a ricercare quale sarebbe quell'input sismico. Perché non è detto che ci sia, perché se le due curve, domanda e capacità, non si incontrano, siamo messi veramente male. Significa che il nostro edificio non sarà adeguato per nessun tipo di terremoto. Quindi noi dovremmo ricercare quell'azione sismica, l'input sismico, che può, in un punto, nello stesso punto, allo stato limite, equiparare spostamento di domanda e spostamento di capacità. Significa che lo spostamento richiesto dall'input sismico è proprio ottenuto in corrispondenza dello stato limite. E il parametro significativo che utilizza la norma, utilizzano le schede, significativo e caratterizza questa domanda sismica è la PGA. È un parametro come un altro. Avremmo potuto individuare la domanda sismica come la massima accelerazione, però la norma ha stabilito di utilizzare la PGA o la AconG sul suolo rigido, poi moltiplicata per il fattore di suolo e il fattore topografico. Quindi l'obiettivo dell'analisi di vulnerabilità è individuare la PGA di capacità, che poi verrà confrontata con la PGA di riferimento del nostro sito. Il rapporto tra queste due quantità danno i famosissimi fattori alfa, che devono essere, se sono maggiori di 1 significa che la verifica è positiva, se sono minori di 1 è negativa. Non è vero perché all'Aquila in un adeguamento controllato il range è sufficiente che sia superiore o compreso tra 0,60 e 0,80, poi vedremo insomma le varie sfaccettature. Nella definizione di uno stato limite, ecco, la norma, e mi ricollego un po' a quello che diceva stamattina il professor Manfredi, la norma ci dà delle indicazioni meccaniche e geometriche, cioè lo stato limite di danno è individuato a seconda se raggiungo uno spostamento dell'interpiano, lo stato limite ultimo se ho una riduzione della forza. In realtà i limiti prestazionali delle strutture in muratura è un discorso tutto aperto, Cioè, definire correttamente un limite prestazionale, diversamente da una struttura in cemento armato, è molto più complicato di una struttura in muratura. Soprattutto
soprattutto ricordandoci che poi noi dobbiamo confrontare questo stato limite con una domanda sismica attesa per quello stato limite, cioè quindi la domanda sismica che noi utilizziamo per confrontare capacità di domanda non è sempre la stessa, perché ha dei tempi di ritorno diversi. Infatti noi dovremmo classificare la nostra struttura in base alla destinazione d'uso e in base al tipo di costruzione. Quindi noi la prima operazione che dobbiamo fare, ma ora andrò veloce, però è importante cogliere questi aspetti, è individuare la vita di riferimento della nostra struttura, perché in base a questa vita di riferimento avremo gli input sismici da dover confrontare con le capacità della struttura. Tutti sapete che la normativa prevede questi quattro stati limiti e per la muratura la norma dice esplicitamente che lo stato limite ultimo è soddisfatto qualora sia verificato lo stato limite di salvaguardia della vita o in alternativa lo stato limite di collasso. Dopodiché si verifica anche lo stato limite di danno, perché nelle verifiche di vulnerabilità è richiesto espressamente lo stato limite di danno lieve, che corrisponde allo stato limite di danno, come lo stato limite salvaguardia della vita corrisponde al danno severo per le strutture esistenti. Stabiliti quindi le vite di riferimento delle nostre costruzioni, possiamo stabilire anche i tempi di ritorno. Ecco, fatto questa premessa, perché poi alla fine ci riscontreremo con le PGA capacitive con i tempi di ritorno da confrontare tra i tempi di ritorno di domanda e i tempi di ritorno di capacità della struttura. Questo ve l'ho già detto, quindi tutti conoscete il programmino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che con latitudine e longitudine e le caratteristiche dell'edificio, quindi l'uso dell'edificio, le caratteristiche del suolo, ci permette di individuare quindi i parametri indipendenti e dipendenti della nostra azione sismica. E ecco che parto da una delle tante parti della scheda di vulnerabilità. Vedete che noi dovremmo proprio indicare nella scheda che tipo di vita di riferimento abbiamo e le caratteristiche dello spettro per gli stati limiti per cui andremo a indagare la nostra struttura. Riprendo il discorso più volte accennato sia dall'ingegner Puggi che dal professor Manfredi. Ecco, un'analisi completa di un edificio in muratura ovviamente non si esaurisce con la mera modellazione globale dell'edificio, ma la norma stessa ci chiede di analizzare sia meccanismi locali che meccanismi globali. Come diceva l'ingegner Puggi, in questa sede tratteremo l'analisi globale perché è quella che purtroppo prevede una conoscenza della peculiarità di modellazione, soprattutto perché andiamo in campo non lineare, a volte meno comprensibile della modellazione dei meccanismi locali. Fatto sta che per alcuni tipi di edifici, tipo chiese o edifici in cui i meccanismi cinematici la determinano, diciamo, caratterizzano la capacità e il comportamento globale della struttura, è ovvio che in quei casi una modellazione dei meccanismi, quindi l'analisi di vulnerabilità attraverso i meccanismi cinematici, probabilmente è predominante rispetto a una modellazione globale, ma in via generale l'una non esclude l'altra. Quindi brevemente, per poter fare una verifica di vulnerabilità di un edificio dovremmo avere una conoscenza del manufatto, caratterizzare i materiali dal punto di vista meccanico, dopodiché saper modellare gli elementi, quindi conoscere il comportamento del materiale e meccanico dell'elemento. E qui entra in gioco i vincolamenti, le connessioni e vedremo. Dopodiché passeremo quindi a definire il modello globale e poi vedremo alcune situazioni particolari e gli edifici. Il caso nostro è proprio un edificio in aggregato e misto, quello che vi farò vedere. Poco in aggregato, ma più misto. Le schede a cui facciamo riferimento sono queste qua, già vi ho fatto vedere alcuni stralci, ovviamente sono quelle del Dipartimento di Protezione Civile. E quindi brevemente, perché già è stata trattata questa mattina da chi mi ha preceduto. Quindi l'analisi storico-critica che deve essere fatta per l'edificio ha lo scopo di capire il processo di realizzazione dell'edificio, quindi le varie tecniche costruttive che sono state messe in atto nel realizzare l'edificio e le successive modifiche. Perché non possiamo trascurare
parti aggiunte, non giuntate o giuntate dall'edificio. Non possiamo, magari perché c'è un intonaco davanti che copre tutto, dirà beh, questo è un corpo unico, c'è il vano scala, sì sì, fa parte del corpo dell'edificio. No, cioè, noi dobbiamo capire se il vano scala è un vano scala successivo alla realizzazione dell'edificio, perché magari c'erano problemi, problematiche di antincendio, di sicurezza, e quindi è stato aggiunto. Questo è un esempio, ma come questo ce ne sono tanti altri di casi così. E soprattutto se la struttura ha subito degli eventi calamitosi ed è stata recuperata, consolidata, perché più delle volte magari sotto le lesioni vengono stuccate quindi e poi rintonacate, e non è stata eseguita una vera e propria lavorazione di consolidamento con una tecnica del cuci-scuci o con delle fibre, e quindi quelle sono delle lesioni ancora latenti, no? Perché sono state solo diciamo rimarginate superficialmente. Tutte queste informazioni, oltre che a servirci per la modellazione globale, vanno esplicitamente dichiarate nella scheda. Quindi noi ne dobbiamo essere fortemente a conoscenza. E questo è il passaggio. L'edificio è stato sopraelevato, è stato ampliato, ci sono state varie variazioni di destinazione d'uso, eccetera, eccetera. Addirittura ci chiedono di indicare il codice dell'evento che ha subito l'edificio. Così come per la parte del rilievo, fondamentale per poter fare una modellazione globale rispondente il più possibile alla realtà. E infatti dovremmo conoscere la geometria complessiva, la geometria dei singoli elementi strutturali, le strutture in aderenza, lo stato di conservazione dei materiali. Perché quando facciamo le prove sui materiali, come ci spiegavano questa mattina, le prove devono essere diciamo caratterizzanti la struttura. E soprattutto se ci sono parti fortemente ammalorate della struttura, non posso tenere buone le prove fatte. Sì, c'è la stessa muratura in mattoni pieni, ho capito, ma è controterra, cioè praticamente ci sono delle pareti che hanno perso per motivi di degrado tutte le caratteristiche meccaniche, no? Quindi cioè, bisogna analizzare in maniera compiuta tutta la struttura anche nei riguardi di altri tipi di degrado e non nei confronti di attacchi calamitosi. E poi, come dicevo prima, il rilievo delle lesioni e dissesti e dei quadri fessurativi, se sono postumi, se sono latenti, oppure se ci indicano per esempio dei cedimenti fondali o delle carenze strutturali evidenti, perché se queste sono presenti al momento della modellazione, in questo caso bisogna tenerne conto, non è vero che, cioè, insomma, trascuriamo, se c'è un cedimento fondale importante, innanzitutto allora, se faccio un modello globale che non tiene conto di quel cedimento, vuol dire che già ho sistemato quel cedimento fondale, altrimenti le cose non tornano. E anche di questo devo renderne conto alla scheda. Quindi devo conoscere tutti questi aspetti perché poi devo compilare la scheda. In termini di distribuzione di tamponature, fondazioni, come sono le coperture, i diaframmi orizzontali. Insomma, più delle volte a me capita che alcuni tecnici, quando realizzano un modello globale, per esempio, trascurino più delle volte il fatto che una copertura sia o meno spingente, dice, ma sotto il sottotetto è inaccessibile, non ci possiamo andare. Sì, ma facciamo un solaghino piano, poi non è la stessa cosa. Quindi capisco che a volte ci sono difficoltà per l'ispezione, per l'indagine, ma poi sono fondamentali per avere un modello che risponde alla realtà. Quindi andiamo avanti, caratterizzazione meccanica dei materiali e livelli di conoscenza. Qui vado veloce perché stamattina abbiamo visto tutte le campagne di prova che vanno eseguite per quindi ottenere questi risultati. Ma un accenno lo faccio sulle azioni, no? Perché la norma indica che per quanto riguarda i carichi permanenti, quindi le masse, un vantaggio ce l'abbiamo perché l'edificio c'è, quindi le masse permanenti